Perché sono uno strumento di partecipazione democratica moderno, e soprattutto un momento di coinvolgimento della cittadinanza che oggi, consente al popolo di poter scegliere il candidato premier e quindi effettuare delle scelte consapevoli sul futuro che si vuole dare al paese. Beh, scusa, non si sceglie uno che è, a mio parere o a nostro parere, migliore degli altri, e si sceglie quello, perché può impersonare di più, è vero, la complessità della vita politica, degli ordini, dei problemi. Le primarie perché sono un fatto scontato, sono un momento di partecipazione democratica dei cittadini, della gente. Di fronte a una destra o centrodestra incapace di esprimere non soltanto un programma, ma anche una leadership, io penso che il centrosinistra stia dando a questo paese una prova di grande maturità democratica. Un dibattito alla luce del sole, aperto, pulito, che serve anche a riavvicinare il popolo ad una politica di cui spesso si parla male, ma che non è soltanto fatta dei fiorito, dei mafiosi, dei corrotti. Le primarie ci danno la possibilità di creare un gruppo unito per raggiungere i medesimi obiettivi condivisi. Le primarie sono una invenzione nostra, un'invenzione volta ad avvicinare il cittadino alla politica e attraverso la politica alle istituzioni in un momento in cui forze centripete sembrano allontanare dalla politica e dalle istituzioni vaste masse di opinione pubblica, il che è un guaio serio per la democrazia italiana. Beh, è colui che tra le altre cose concepisce che l'Italia ha bisogno di far convergere sinistra e cristiano-cattolici, non la faccenda di te che guidi l'economia, quelle camarine. Non... Noi prima di tutto dobbiamo convincere alle donne italiane che evangelicamente sono più vicine alla sinistra che non alla destra egoista. Perché Pierluigi Bersani rappresenta la più forte proposta che prevede l'uscita dal berlusconismo. Per 20 anni abbiamo avuto partiti personali e proposte di uomini soli al comando. Noi abbiamo bisogno di dire chiaramente agli italiani e alle italiane che soltanto tutti insieme risolveremo i problemi nostri, se rimetteremo in campo una buona politica. Io penso che Pierluigi Bersani, da questo punto di vista, rappresenti la vera novità e la vera alternativa. In questa situazione è l'unica risposta concreta, l'unica risposta reale alla democrazia rispetto a tutto ciò che lo ha preceduto, e cioè dei partiti fondati essenzialmente su leader che hanno fatto molte promesse senza mai mantenerle, disperdendo così soprattutto le speranze di tutti i cittadini. Questo con Bersani è difficile che accada. Bersani non è uno spot, non è l'emblema di uno spot. Bersani è la figura di un segretario democratico che ha saputo ben rappresentare fino adesso il suo ruolo, la sua funzione, anche nel suo recente passato ha saputo dimostrare che la politica vive di esempi semplici, dove la gente si possa riconoscere con altrettanta semplicità. Io voto Bersani perché da italiano vado alla ricerca di persone serie, ma Bersani non è solamente questo. Bersani è l'uomo che pone al centro del suo messaggio e del suo agire politico il lavoro, questa grande cosa inserita, incastonata nella nostra Costituzione. Alla luce però di un concetto nuovo del lavoro che deve coniugarsi nell'impresa e attraverso l'impresa in un connubio stretto con il mondo datoriale per rendere finalmente questa società diversa da quella conflittuale che ieri abbiamo vissuto.
Perché Bersani ha dimostrato di non credere nelle favole, di non credere nel facile ottimismo di questi ultimi decenni che hanno condotto l'Italia sull'oro del baratro, perché Bersani è una persona concreta e affidabile che potrà sicuramente garantire uno sviluppo sostenibile, compatibile con l'ambiente, compatibile con un mondo del lavoro in crisi e che va riformato profondamente, compatibile con una rinnovata idea di etica e di moralità nella pubblica amministrazione, nell'impresa, nel mondo del lavoro, ma anche nei rapporti civili che purtroppo l'Italia sembra in questo momento aver un attimino messo da parte o dimenticato. Perché Bisceglie è una città con delle grandi potenzialità, ma purtroppo in una situazione di grande emergenza sociale. È la città dove le potenzialità sono ancora non espresse, dove probabilmente la gente si fa delle domande senza darsi delle risposte. E Bersani invece riuscirà certamente a dare col suo contributo e col contributo di tutti noi delle risposte a quello che sarà il futuro di questa città. Ma perché Bersani a Bisceglie? In realtà perché Bersani in Italia. Onestamente, se c'è una proposta che mi piace di Pierluigi Bersani è quella che vuole unire il sud e diciamo il nord. L'Italia in questi anni è stata governata da destra e da nord. Destra e nord, due facce della stessa medaglia probabilmente. La proposta di Bersani è una proposta che finalmente riunisce l'Italia. L'Italia unita dentro il contesto europeo ha una sola chance, quella appunto di ritrovare nella famiglia dei progressisti europei, delle socialdemocrazie europee, lo spazio giusto per ridare un futuro all'Italia e all'Europa. Bisceglie è città del mezzogiorno, è città del meridione, una città che ha vissuto momenti bellissimi dal punto di vista della riscossa del meridione, dal punto di vista del dare una nuova visione, una nuova dimensione del mezzogiorno e del meridione d'Italia. Se posso evocare una delle cose essenziali che ricordiamo del Bersani amministratore, ministro, voglio rifarmi alle famose lenzuolate di Bersani. Quante lenzuolate ci vorranno per sradicare il mezzogiorno dalla situazione in cui si trovava e purtroppo si trova ancora? Dovrebbe essere votato ovunque Bersani, dovrebbe essere votato in tutta quanta Italia. Bisceglie ancora meglio, vive una sfida quotidiana e vive una sfida contro un imperialismo che si è venuto a creare in questa città, che fa capo ad alcuni totem. E noi da questo punto di vista, attraverso il buon esempio della politica del nostro segretario, siamo assolutamente intenzionati a creare un movimento di civica partecipazione democratica attorno al nostro partito con Bersani presidente. Bersani è anche un modello di amministratore. Bersani è un esempio di serietà, di responsabilità, di concretezza, di affidabilità ed è lo stesso modello che caratterizza me personalmente a Bisceglie come amministratore e come ho sempre deciso di propormi davanti alla cittadinanza che mi ha consentito di poter svolgere il mio incarico con responsabilità e con un grande senso di serietà. Bersani per me è un esempio che racchiude tutti questi concetti e tutto questo modo di essere e io spero che con la sua vittoria alle primarie e con un'eventuale sua vittoria nelle elezioni politiche dell'anno prossimo potrà consentire al Paese di traghettare verso un futuro migliore e più tranquillo per tutti i cittadini italiani. O vi convincete che questo è un periodo terribile? Se l'Italia non vota questa volta a sinistra, avrà un'altra decina o ventina d'anni di destra e in Italia la destra, ficcatevelo nella testa, come girate e voltate, è fascismo. Poi vedetelo dalla storia. A parte tutto, venite
tantissimi, 25 novembre, sabato, a votare le primarie, perché veramente non vi capiterà un'altra volta. Per forse sono le ultime primarie della storia d'Italia, mi avviso, perché poi già arriva il fascismo, eh? Vai Gianni. Beh sì, assolutamente sì, venite tutti quanti, noi ci saremo e ci farà tanto piacere riconoscere negli altri cittadini biscegliesi dei compagni di viaggio anche per i prossimi appuntamenti. Portate 2 euro, mi raccomando. Mi raccomando.